Ciao, benvenuti e bentornati in questo mio nuovo video. Io sono Floriana e oggi vi mostro come utilizzo io personalmente l'ombretto liquido. Io oggi voglio utilizzare questo verde smeraldo del Faberlic, e vi mostro come appunto lo applico io. E, oltre ad utilizzare questo ombretto liquido, lo sfumerò con questa palette di ombretti in polvere sempre di Faberlic, della tonalità che si avvicinano a proprio questo verde. Ecco, ci sono tonalità di verde, verde chiaro, verde scuro e color panna. E iniziamo subito senza perdere tempo. Allora, io ho iniziato con la base, ho messo l'eyeliner e poi dopo continueremo a modificare un pochino il tutto. Allora, mi faccio aiutare proprio dal suo applicatore, che è veramente semplicissimo, anche per chi come me non è molto pratico. E passo qui. Quindi inizio dalla parte mobile dell'occhio. Se necessario, mi aiuto anche con un pennellino per sfumarlo. Io guardo in basso perché ho lo specchietto, così posso vedere quello che, insomma, che combino. Ok, lo sfumo leggermente. E la stessa cosa nell'altra parte, appunto, dell'occhio, l'altro occhio. Prelievo una parte di ombretto, sempre nella parte mobile dell'occhio, solo in questa parte qui, ecco, già si penso che si riesce a vedere il colore, e leggermente appunto con il pennellino lo sfumo leggermente, perché poi completerò tutto con l'ombretto in polvere. Ok. Mi sembra che qui ce ne sia un po' di più rispetto all'altro occhio. Allora cosa faccio? In questo caso ne aggiungo un altro po' dall'altra parte, visto che di là ce n'è un po' di più. Ecco fatto. Aspetto qualche secondo, lo faccio asciugare un po', perché essendo liquido ci vuole qualche secondo prima che si asciughi del tutto. E prendo la palette nel frattempo, ecco questa qui. Con il suo pennello che c'è proprio in donazione nella palette, prelievo un po' di questa tonalità di verde molto più chiaro, questo qua. Questo qua è bellissimo e anche brillante come verde, un po' più chiaro, e lo passo sopra, quindi la parte, dice, dalla riga dell'occhio, così, ecco, sopra all'ombretto liquido, quindi la parte sopra. Per creare un effetto, diciamo, più bello secondo me, perché altrimenti veniva solo un unico colore verde, e allora per smorzarlo un po' prendo questo verde un po' più chiaro che lo passo un po' sopra. Ecco, quindi dalla parte finale dell'occhio fino all'interno, mi avvicino all'interno dell'occhio, anche in questo caso con un pennello, questo qua, questo. Per sfumare lo sfumo, sfumo quello in polvere. Ok, e la stessa cosa dall'altra parte, lo sfumo per benino per creare un effetto, insomma, più gradevole da vedersi. Mi controllo qui dallo specchietto per vedere com'è. Sì, vabbè, credo che vada bene. Sì, va bene, questo è l'effetto. Poi cosa faccio? Nella parte invece interna dell'occhio utilizzo questo colore qua più chiaro, il color panna. Prendo un altro pennello pulito, prendo questo qui che ha la punta rotonda piccolina e quindi ne prendo un pochino e lo applico nell'angolo dell'occhio. Mi faccio sempre aiutare dallo specchietto per vedere bene. Ecco. Così, dalla stessa cosa dall'altra parte. Bene, e basta, mi fermo così. Per quanto riguarda l'ombretto, va bene così, non voglio esagerare perché già ha un colore abbastanza acceso. Adesso, per completare il tutto, prendo l'eyeliner nero che avevo già passato prima e lo passo.
sopra per vedere un po' che effetto viene. Ecco così, ne do una di passata. Si vede? Penso di sì. Bene, e poi prendo il mascara, questo qui, questo super lussuoso, effetto volume, ciglia curvate, ecco, e finisco un po' il tutto con il mascara. Ecco fatto. Benissimo. Questo è il modo come io applico gli ombretti liquidi, quindi qualsiasi ombretto liquido, di qualsiasi colore, faccio sempre così. Utilizzo una parte di ombretto liquido e una parte lo sfumo con un ombretto in polvere. Eccolo, questo è l'ombretto che ho utilizzato oggi ed è questo verde smeraldo, bellissimo e brillante, dura tutto il giorno. Io per eliminarlo ho bisogno proprio dello struccante perché altrimenti non se ne va. Questo è il risultato, spero che vi piaccia. Vi ringrazio per aver visto questo video, se vi fa piacere ci vediamo la prossima volta. Ciao!